Amici della Gaijin, buon pomeriggio e come sempre ben trovati in quello che ormai penso conoscete tutti, è il negozio Hobby & Games di Corso delle Province 27. Allora, come detto in tutte le interviste, noi quello che cerchiamo sono sempre individui particolari che lasciano un po' il segno. Allora, l'individuo che intervisteremo oggi l'abbiamo già incontrato diverse volte e l'avete visto anche in varie foto. Si chiama Gerardo ed è un accanito cosplay. Ragazzi, rido perché ha dato una botta micidiale col ginocchio sotto al tavolo e adesso subirà un trapianto di rotula. Allora, Gerardo, fatti vedere un attimino senza maschera e bello, saluta i nostri amici che sono dall'altra parte. Salve a tutti, lui è Carlo, io sono Gerardo, più bello. Salve. Sì, più bello così direi. Benissimo, iniziamo. Quindi? Ok, oggi siamo qui in compagnia di Gerardo perché essendo lui un accanito fan e sostenitore di cosplay, vogliamo far vedere com'è possibile realizzare protesi lattice, comunque maschera. Maschere. Allora, dimmi qual è il tuo personaggio preferito. Non si vede, vero? Sì, si vede. Qual è il tuo personaggio preferito? Batman. No, Joker. No. Io amo Joker, vivrei con Joker, viva Joker. Ok, dimmi una cosa, questa maschera di Joker l'hai realizzata tu, giusto? Sì. Ok, spiegami un po' quella come si realizza la procedura. Perfetto. Per realizzare qualcosa del genere. Allora, prima cosa... Possiate vedere un po'. Sì, un attimo, mettitelo tu, dai, leva gli occhiali. Aspetta, dai, allora descrivi una... Allora, in sostanza, come si fa una maschera? Per prima cosa bisogna avere lo stampo del proprio viso. Ok, come si fa? Allora, io ho utilizzato bende gessate. C'è anche il mento. Allora, bellissimo. Bende gessate. Sì, sì. Dove si possono comprare? Farmacia oppure anche all'artistica, 8 euro. E quindi sono le vere e proprie bende gessate che si usano? Quelle per il gesso, sì, proprio quelle là. Perfetto. Allora, ho preso lo stampo del mio viso. Ho aspettato comunque 2-3 minuti per far catalizzare il gesso. Ok. Poi scusami se ti interrompo, in quei 2-3 minuti sei rimasto senza respirare o hai utilizzato... È importante, ragazzi. Allora, prima di farlo a casa bisogna stare lì a pensare. Certo, la parte del naso deve essere, diciamo, aperta, perché comunque se si riempie col gesso si muore e non si realizza nessun cosplay. Lo provo. Sì, ok. Quindi poi? E poi ho fatto la scultura in argilla. Io utilizzo la Clay Monster. Comunque okay. È un'argilla professionale per il make up. Poi con il gesso io principalmente utilizzo la scagliola. Il gesso scagliola, che è il migliore. E poi stacco il gesso. Aspetto che si catalizzi per 2-3 ore. Stacco il gesso. Passo il distaccante e passo strati di lattice. Per questa qua 2 strati di lattice. Per questa comunque, che sì, è una protesi, ma comunque più che altro è una protesi maschera, perché ad esempio non... Aspetta, tieni. Okay. Guardate, con questa qua non posso fare diverse espressioni, invece con questa qua posso, perché comunque quella lascia gli occhi liberi. Certo. Perfetto. Ok. Allora, per far indurire il lattice ho utilizzato carta igienica e poi basta. Per colorare il mio amico. Ecco, body painter. Che colori si usano? Acqua color. Sarebbe l'equivalente di colori d'acqua, giusto? Sì, comunque sono migliori in confronto al cerone, sono 300 volte migliori. Sì, però vorrei far vedere un risultato. Allora, i colori utilizzati sono acqua color. Ma il risultato è questo. Ma il risultato, ragazzi, è questo. Quindi per evitare questo risultato e tenere invece un risultato permanente pulirla dopo il cosplay contest. È qualcosa invece di definitivo come colore? Allora, questo qua non lo so. Perché comunque io non... Non sono comunque molto informato per quanto riguarda acqua color. Per questo qua c'è il mio amico Giovanni Scavo. Sotto metteremo la pagina del body paint. Si chiama Giovanni Scavo e noi la metteremo sotto. Giovanni Scavo. Sì. Pure tu ti cerchi queste cose però. E poi basta. Comunque, per rendere un cosplay bello, per prima cosa, ad esempio, per le protesi, di solito comunque 3-4 passate di acqua color. Ad esempio, sì, per il Joker ho utilizzato 3-4 passate di acqua color. Mm-hmm. E poi nei lati ho messo lattice
per sigillarla, invece per attaccarla mastice teatrale, che si può comprare liberamente da pazzesco.it. Ecco, una cosa, ne abbiamo parlato prima dell'intervista, per incollare la protesi al viso usi questo tipo di collante. Crylon. Come si toglie poi la protesi? Allora, con le mani... No, con il solvente. Ecco. C'è un solvente specificato oppure con struccante. Un acido potentissimo comunque, che toglie tutto. Comunque passato. No, vogliamo dire che per favore che sì, fa molto. Quello male, che comunque si usa per togliere la maschera non è un reagente chimico particolarmente molto aggressivo. Molto particolare. Comunque si può utilizzare anche un semplice struccante. Però comunque per lo struccante almeno due lavaggi, tre lavaggi ci vogliono. Invece con il solvente un solo lavaggio e basta. Va via completamente anche ora, la faccia. Levati gli occhiali. E vi siete giocati la faccia. Allora, ma importante una cosa. Posso chiederti, tu che sei un accanito cosplay, quanti ne hai realizzati finora? 10. 10. Mai stato nei panni di Joker? Finalmente sì. Bello, vero? È fantastico. Come ti senti? Benissimo, sto respirando lattice, una cosa impressionante. Bellissimo. Potrei anche morire di lattice. Allora, quanti ne hai realizzati cosplay? Allora, 10. Non stiamo lì a chiederti, inutile chiedertelo, qual è il tuo preferito, perché indovinate qual è il suo preferito? Rin del Love Live. Sono rimasto malissimo. No, Joker. Joker l'ho portato a Lucca Comics. Ah. E anche al Games & Comics, infatti forse c'è la foto sì, nella pagina ufficiale della Gaijin. Nella Gaijin con quella foto lì. Comunque Joker per me è bellissimo, un personaggio comunque bello, anche perché la sua psicologia non è pazza, ma è una super natura comunque. Allora, una super normalità. Stavamo per arrivare a questo, ovvero abbiamo detto diverse volte che fare il cosplay non è solo indossare i panni di un personaggio, ma si tratta di indossare i panni di un personaggio che in qualche modo è vicino alla personalità di chi lo sta interpretando. Certo. Quindi il cosplay è indossare e interpretare. Interpretare. Tu scegli Joker perché, al di là del fatto che ti piace, lo trovi molto vicino, molto affine a me, molto affine a me, comunque anche perché... Un pazzo seriale. Sì. Ok, e perché dicevi? Lo trovi molto vicino a te? Ecco, dai, apri la bocca. Lo trovi molto vicino a te? Apri la bocca. Non vorrei morire così adesso. Ma anche perché ci sono cresciuto col Joker. Io fin da piccolo leggevo Batman, vedevo quel personaggio pazzo sclerato che usciva da Arkham ogni due secondi. A proposito di pazzo sclerato, tu stavi dicendo qualcosa sull'essere super normale. Comunque in un fumetto che esattamente era Arkham Asylum, il disegnatore spiega che Joker non è un pazzo, ma è superiore alla normalità. È Batman il pazzo. Come l'altra volta abbiamo detto, comunque Batman è il pazzo che si traveste da pipistrello, mentre il Joker è diventato Bravo. Così Noi a causa del... questa cosa. Joker non è un pazzo mascherato che va in giro, ma Batman, un uomo di 40 anni che va in giro vestito da pipistrello, non è esattamente molto normale. Anche dopo quello che ha avuto, dopo anche tutto, dopo quello che ha avuto, comunque non la morte è molto dei normale, genitori, certo. Utilizza le sue paure per sconfiggere altre paure. Ok, quindi catalizza le sue paure in questo diciamo, modo. Diciamo Gotham è lui stesso. Vede Gotham come una sottospecie di espansione di quello che è il suo lato oscuro. Sì. Perfetto, una bellissima analisi di Batman. Dopodiché ma invece, penso che Tim ma Burton una cosa, ci possa anche denunciare per questo. Il tuo personaggio preferito di Batman? Il mio personaggio preferito di Batman è Batman, perché è un pazzo. È, ripeto, un uomo vestito da pipistrello che ha superato da poco i 40 anni. Non è esattamente normale che vada in giro in quello stato lì. È perché lo trovo comunque una persona abbastanza profonda. Ha avuto un trauma abbastanza profondo che l'ha in un certo senso catapultato ad esplorare, l'ha portata ad esplorare cose che prima magari non conosceva. La paura. Il lato oscuro, bravo. Anche e soprattutto perché Batman è tutto quello che noi vorremmo essere. Assolutamente. Un eroe. Iron Man. Un miliardario. E poi cos'altro? Niente, basta così. Diciamo che un altro personaggio mio preferito Spaventapasti. Assolutissimamente no. È il Goblin. Ma perché è un folle. Ma comunque è molto affine al Joker, di Batman, chi? Vero. Joker. Il Goblin quando va ad assediare la Wayne Tower. Assolutissimamente non accadrà mai e non lo vedrete mai, pazienza. Che immagine? Lo so, potrebbe bellissimo. Essere carino. Allora, ragazzi, lo faremo. Noi facciamo una cosa. Vi
No, no, assolutamente. Stavo per dire, vi lasciamo con questa perché? Curiosità. Perché vi dobbiamo lasciare con questa curiosità? Invece teniamoli là con quella curiosità. Certo. Si incontreranno un giorno Batman e Joker. Bruce Wayne. Come Batman e Bruce Wayne? Non si possono incontrare Batman e Bruce Wayne. Oppure Goblin e Joker. Sarebbe carino. Ad Arkham Asylum. Ma perché no? Io, allora, secondo me dovrebbero la DC e la Marvel unire le loro forze e creare una mega storia da cui non esce vivo più nessuno. Ma che ne pensi? Tranne invece? Che ha pagato il prezzo del biglietto d'entrata al cinema e poi esce. Se, ma insomma, che ne pensi invece della Shingeki no Avengers? Quella cosa che hanno praticamente unito il mondo dell'attacco dei titani con Avengers. Che ne pensi? Dai, che ne pensi? Se non la smette di colorarmi il maglione con le mani, lo ucciderò presto, ha le mani blu. No, non so assolutamente di che cosa tu stia parlando, ma faccio finta di saperlo. Fantastico, è stata una cosa che nessuno si aspettava ed è veramente eccezionale. Allora, io invece direi di fare una cosa. Noi lo incontreremo poi, lo incontreremo ancora a Gerardo. Prossimi eventi comunque, anche il 28. Assolutissimamente, lo troveremo in altri eventi e avremo modo ancora di parlare con lui per le cose che realizza. E adesso noi invece facciamo una cosa, al mio 3 salutiamo gli amici che sono dall'altra parte dell'obiettivo. Piccoli così, perché stanno dall'altra parte, sono, va bene. Ma com'è che lo seguite? Com'è che lo seguite a questo? L'importante è seguirmi a distanza. Mai ravvicinati perché mi spavento quando mi vai, seguono. Vai. Pronti? 3, 2, 1. Ciao amici. Ciao ragazzi.